Graziano Manno, allora 0-0, però recriminazioni per via di quel rigore parato da Deliperi e tirato da Marini. Sì, 0-0 contro la prima in classifica. Se vogliamo analizzare bene, un punto conquistato con la Torres muove la classifica e ci dà morale e ci dà anche la continuità dei risultati, quindi tutto sommato è un punto positivo. Se poi andiamo ad analizzare bene la partita, possiamo dire che qualcosina in più l'avremmo meritata, ma non soltanto per il rigore sbagliato, perché il rigore si può segnare o sbagliare, lì diciamo, è stato molto bravo anche il portiere a leggere bene la giocata di Marini. Ma il Carbone è tutta la partita che ha giocato una grande partita sul pressing, non fa giocare gli avversari, ripartenze rapide e veloci, e ai punti, se mi lasciate dire, magari avremmo meritato qualcosa di più. Ecco, dopo il rigore sbagliato c'è stata l'espulsione appunto di Idda in quell'azione. Voi con l'uomo in più comunque c'è il rischio di scoprirvi e prestare il fianco ad una Torres che è sempre pericolosa. Giocare contro la prima in classifica, anche se gioca un uomo in meno, è sempre difficile e complicato fargli gol, anzi devi stare attento, come ha detto Benete, a non subirlo, perché giocano comunque in un campo che non è grandissimo, ed ho sicuro che la squadra che sarebbe passata in vantaggio probabilmente avrebbe terminato così. In questi campi piccoli diciamo che un vantaggio ce l'ha più una squadra fisica come la Torres, è composta anche da giocatori forti, su uno contro uno, esperti, e sapevamo che l'uomo in più poteva contare poco e niente, e lo ha dimostrato poi alla fine il risultato. Ecco, appunto, un bel pareggio con la capolista, la tua squadra con tanti giovani, può essere questo un bel banco di prova per crescere? I giovani sono confrontati con la capolista e hanno retto benissimo il confronto. Sì, sono d'accordissimo, questo era l'obiettivo della società da 2 o 3 anni, dove noi facciamo giocare tantissimi giovani. Quest'anno non solo con la regola, ma anche come quantità di giovani interessanti abbiamo, noi ne stiamo facendo giocare sempre di più, anche oggi abbiamo finito la partita anche con un 95 in campo, e questo avviene già da diverse partite. Il giovane, se è bravo, gioca, a prescindere che possa avere 20 anni, 18 o 16, quando si allena con continuità e con impegno non c'è la regola che deve buttarlo in campo, noi siamo abituati a fare questo. Poi con tanti giovani portare via un punto alla Torres, che sta diciamo facendo punti dovunque, insomma, più che positivo. Fermare la Torres come? Pressing e presidiare le fasce, perché loro sulle fasce spingono bene. Sì, noi questo lo sapevamo, che dovevamo per forza alzare il ritmo e non farli giocare. L'unica cosa che potevamo concedere erano le loro palle lunghe e sporche, oltretutto, e ci siamo riusciti abbastanza bene, tanto è vero che il nostro portiere, forse se non su palle native, non è mai stato inserito. Adesso il finale di campionato si va in discesa, bisogna continuare così, siete imbattuti da 8 partite, è buono tenere l'imbattibilità. Sì, è una cosa già buona questa, e noi sapevamo che quando abbiamo iniziato il giorno di ritorno, avendo chiuso giornata solo 16 punti, avremmo dovuto provare a far punti dovunque, in casa e fuori, e a prescindere dalla squadra, si chiamasse Villacido in questo momento Mari ultima e Torres prima in classifica. Figuriamoci con le squadre del nostro padre livello, dove noi dobbiamo assolutamente giocare un tantino sopra la media per portare punti a casa, prezioso della salvezza. Parliamo di Pugioni, l'ex di turno, come l'hai visto? Era teso, ci teneva comunque. Ci teneva sì, perché poi Fabio è un ragazzo che dovunque vada a giocare lega con tutti quanti, perché oltre ad essere un grande giocatore è uno che caratterialmente sa legare con tutti, non crea mai problemi, anzi è uno che si presta tantissimo all'amicizia. Già ho visto oggi quando sono arrivato alla Torre, tutti quanti lo hanno salutato con affetto. Questo già lo sapevo, perché avendolo già allenato avevo capito com'era caratterialmente. Per quanto riguarda il giocatore, devo fargli i complimenti, perché comunque non si è mai emozionato, ha giocato alla grande una buona partita. Adesso domenica, prossimo turno, Muravera, una gara sempre difficile. Molto più difficile anche di contrarre la Torres, perché sapete, trovare motivazioni contro la prima in classifica a volte vengono spontanee, perché sai che vuoi fare bella figura, poi che sai inconsciamente che devi dire qualcosina in più, perché altrimenti ti massacrano, perché sono effettivamente i più forti del campionato. Con Muravera noi sappiamo che per ottenere punti dobbiamo andare ancora di più di quello che abbiamo fatto alla Torres. Va bene, ringraziamo Graziano Manno, complimenti per la gara di oggi e buon finale di campionato. Grazie a voi, speriamo bene e continuiamo a allenarci per raggiungere la salvezza. Grazie.